servizi primari di una città che vuole crescere e migliorare. Miglioramento della viabilità comunale e messa in sicurezza di tante strade comunali che ad oggi non hanno segnaletica. Penso per esempio a Via Roma, per esempio, dove sarebbero importanti dei posti per esempio per moderare la velocità delle macchine. Il paese è carente della segnaletica, che è fondamentale per la sicurezza di ogni cittadino. Monitoraggio di quelle che sono le risorse idriche del comune di San Giorgio. San Giorgio è un paese ricchissimo, è un paese che ha il petrolio cosiddetto del domani, l'oro nero di domani, che è l'acqua. Ebbene, Acea Ato 5 continua a emungere dai nostri pozzi quantitativi importanti di acqua. Questa nostra amministrazione non è stata capace mai di sedersi a tavolino con Acea Ato 5 e dire: in cambio dell'acqua che noi vi diamo, che noi continueremo a darvi anche in quantità maggiori, voi ci dovete dare servizi importanti, dotare molte zone del paese che ad oggi non sono dotate di fogne, dare la possibilità finalmente a queste nostre contrade di avere le fogne per tutti i cittadini. Noi ci crediamo e chiederemo la ridiscussione dell'accordo con Acea Ato 5, come chiederemo la revisione del contratto con la società che gestisce la rete metanifera, l'Enel. O ci danno segnali di disponibilità rispetto a questa esigenza importante che ha il paese, o altrimenti noi siamo intenzionati a rivedere quella convenzione e a provare un socio nella convenzione diverso, che garantisca finalmente la metanizzazione di tante aree non servite. Poi, promuovere la costruzione di una piscina comunale,